that's Gustav, mama. Yeah, you've been so long. You got Gustav, mama. Spice and nice and strong. Ciao a tutti, oggi andremo a fare una pesca molto particolare, andremo a fare la pesca al pagello. Sono appena passate le 5, sta incominciando ad albeggiare ed è l'ora migliore per andare a insidiare questi pesci. Questa pesca che faremo è una pesca molto light, useremo delle canne molto leggere che ci ha messo a disposizione la Colmich, sono delle trolling, le Light Force. E il mulinello moto da il VS10. Naturalmente a farmi compagnia in questa battuta di pesca non poteva mancare il nostro amico Pierluigi. Ciao Antonio, come va? Sei pronto? Siamo pronti, eh? Anche oggi speriamo di fare una bella pescata. Vedrai che sicuramente faremo una bella pescata, ci divertiremo. Sicuramente. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo il nostro amico skipper, zio Michele, sì. Grande zio Michele. Sì. Ciao a tutti. Speriamo di divertirci oggi. Perfetto ragazzi, allora per questa battuta di pesca andremo ad utilizzare il Seguar, l'FXR dello 042, degli ami della Nuclear MR700 20 e 10, per cui avremo sull'afferrante l'10 e sul trainante il 20. I calamari che utilizzeremo sono dei calamari che potremmo trovare in qualsiasi pescheria, sono dei calamari surgelati e da 10-12 cm. L'innesco naturalmente sarà come quello del calamaro vivo, andremo a mettere l'amo in mezzo ai tentacoli e l'amo trainante. Ok, mettiamo in pesca e vediamo cosa succede. Naturalmente, dato che stiamo pescando con un'attrezzatura molto light, stiamo utilizzando una canna da 8 libbre, andremo ad utilizzare un piombo guardiano da circa 300, dai 300 ai 500 grammi. Oggi è una giornata che non c'è corrente, per cui sicuramente potremo pescare anche con i 300 grammi. Per far scendere il nostro piombo guardiano, possiamo andare a premere col pollice sul nostro multifibra di modo che non scenda troppo veloce, ecco. Siamo in pesca, prima abbiamo avuto una bella toccata, il pesce non è rimasto agganciato, sicuramente qualche piccolo pagello. Ecco, il pesce è riandato sull'esca, ecco. Stanno mangiucchiando, sicuramente sono dei pagelli piccoli, essendo il calamaro comunque il grandicello ha necessità di mangiare parecchio. Ecco, per lui c'è subito il pesce in canna, di solito fortunato. Non c'è niente. Ecco, una bella tanuta. Sicuramente l'esca di Pierluigi. Sicuramente l'esca di Pierluigi è passata in un branco di queste tanutelle che hanno distrutto immediatamente il calamaro. Comunque, tieni Pierluigi, rilasciala. Niente, sicuramente qualche pesce piccolino hanno proprio devastato sicuramente il calamaro. Hanno mangiato i tentacoli. I got a little front girl in the room. She got something good she got bringing out to. My Serena, it's gonna sail on me. It's gonna sail. Il primo pagello, bello che lui. Grazie. Guardate come ha devastato il calamaro. Ha lasciato proprio delle briciole di calamaro. Get up on your knees and pray. Mulinellino fantastico per
per questo tipo di pesca, il VS10. Naturalmente in bobina abbiamo uno 019 della Vastar multifibra, uno spezzone di shock da circa 5 metri e dopo lo shock abbiamo il nostro terminale. Fantastiche, ragazzi. Sicuramente da come sta tirando, da come sta prendendo filo, sicuramente è un bel fagello. Grande Pierluigi, grande Pierluigi, un bel dentice. Guardate ragazzi la potenza di questi ami, la potenza di questo filo, 1.042. Ragazzi, queste sono le sorprese che succedono anche pescando proprio con un'attrezzatura light, cioè non serve pescare con delle canne potentissime. Guardate cosa può succedere, guardate, un bel dentice, guarda. Ami, l'amo ha mangiato proprio in maniera, guardate, ha proprio mangiato bene, ha mangiato proprio bene, guardate che bello. Gli ami Nuclear MR700, guardate che spettacolo, ragazzi. Ha mangiato veramente bene. Dai, lo salamiamo. Ecco, infatti, guarda come mi hanno devastato il calamaro e cosa si è attaccato. E lui l'ho preso anch'io, però tu sei più forte, ne hai prese due. Ecco, è un bel pesce, sicuramente non è un pagello, ma sembrerebbe più un 28 oppure delle ricciolette magari che sono a fondo, come questi pesci sempre tendono di andare sugli scogli, per cui il primo recupero è molto importante. È un bel dentice, però non posso sforzare molto. Ecco, il pesce ha smesso di combattere, adesso iniziamo con la fase di recupero. Basta 0,19, 6 metri di shock, 0,52 della Seguar. Naturalmente il nodo che abbiamo utilizzato è il Coco Connection. Un bel 28, dai. Eccolo. Dai, bravo, Luigi. Grande. Bravo. Non è grosso, ma...
sure I do. I'm not a man to sue. Does you move me there? Yes, indeed. Che sta dando non è un pesce grande, sembrerebbe un piccolo pagello. Adesso sì, come immaginavo è un pagello. Hanno totalmente, ecco quel pagellotto. Hanno completamente divelenato il calamaro, guarda. Complimenti per lui, bellissimi, grazie. Bravo. Hai visto? Bella mossa, sì. Vedi l'insistenza, ti ha preso. Belli, belli. Tutto il calamaro, guarda. Una bella tracina. E anche oggi abbiamo passato con Luigi una bella giornata di pesca. L'attrezzatura ha risposto molto bene, l'attrezzatura light, abbiamo fatto questa traina molto divertente, è una traina che io pratico nei fondali dai 20 metri, dai 20 ai 50 metri, è una pesca divertentissima, vi consiglio di farla e niente, un saluto a tutti da Antonio, Michele e Pierluigi, alla prossima, ciao! Ciao, alla prossima!